Buongiorno a tutti, e oggi vediamo un altro esercizio, vedrete due esercizi in realtà. Ehm, nella prima ora e mezza vediamo ancora un esercizio sui grafi, eh, sempre tratto da un tema d'esame e nella seconda, nel second, nella seconda ora e mezza scusate, vedrete un esercizio sulle simulazioni, sempre tratto da un tema d'esame. Ehm, vediamo di cosa ci occupiamo eh, noi. Um. Abbiamo questo esercizio che tra l'altro eh, sfrutta un database che è simile a eh, uno che avete usato se non sbaglio nel laboratorio passato, non in, forse due laboratori fa, quello sugli, aere, sugli aerei, sui voli e sugli aeroporti, giusto? Eh, quindi per chi ha avuto anche difficoltà a fare quel laboratorio lì, eh, forse oggi è anche una buona occasione per eh, vedere di risolvere alcuni dubbi, anche perché alcuni punti si si assomigliano molto. Quindi abbiamo questo eh, database Fly Delays che ha tre tabelle, eh, la tabella voli che modella appunto eh, voli di determinate compagnie aeree, tabella airlines, e poi c'è la tabella aeroporti eh, che, ov che ovviamente avrà tanti voli in entrata e tanti voli in uscita. Um, Vediamo cosa, chiede, ehm, questo, cosa chiedeva questo esame, il punto 1 di questo esame. Si chiede di permettere all'utente di inserire un numero di compagnie aeree minimo X e di selezionare il bottone analizza aeroporti. Alla pressione del bottone si vuole creare un grafo che rappresenti gli aeroporti su cui operano più di X compagnie. Quindi vedete che, a differenza degli esercizi che abbiamo visto fino ad adesso, anche quello del laboratorio che sfruttava questo database, qui c'è qualcosa in più, cioè c'è un filtro anche sui vertici. Non mettiamo come vertici tutti gli aeroporti presenti nel database, ma solo quelli che rispettano questi, questo vincolo di compagnie minimo. Il grafo deve essere semplice, non orientato e pesato. E che cosa sono gli archi? Come nel laboratorio gli archi devono rappresentare le rotte tra gli aeroporti collegati tra di loro da almeno un volo, quindi se non c'è nessun volo che collega l'aeroporto A all'aeroporto B l'arco non deve essere inserito, altrimenti se c'è almeno un volo l'arco ci deve essere. E che cos'è il peso? Il peso rappresenta il numero di voli totale tra i due aeroporti, quindi nel laboratorio mi pare ci fosse qualche tipo di media, se non sbaglio qui c'è una somma. Attenzione però, eh, questa cosa, questa differenza c'era anche nel laboratorio rispetto ad altri esercizi come quello di Artsmia. Poiché il grafo non è orientato, eh, ma per noi i voli da A a B sono diversi che i voli da B ad A. Bisogna considerare tutti i voli in entrambe le direzioni. Poi vedremo di eh, spiegare bene questo punto che è la vera differenza di questo esercizio. E poi abbiamo i punti C e D che vediamo se riusciamo a. A fare domande? Va bene allora possiamo partire sempre dal nostro modello. Ehm, come prima cosa ci definiamo la, il, nostro, il nostro grafo, la variabile per salvare il nostro grafo. Vi ricordo che la tipologia del grafo ci viene sempre detta all'interno del testo, qui siamo di nuovo in presenza di un grafo non orientato, eh, semplice e pesato. Quindi private, simple, weighted graph, anzi lavoriamo meglio, lavoriamo con l'interfaccia, poi la classe vera e propria la specifichiamo dopo la new. Quindi private graph, dobbiamo tipizzare questo grafo, quindi i vertici saranno di tipo... Airport, ormai dovreste già essere, eh, dovreste già conoscere questo progetto base perché è molto simile a quello del, del laboratorio. Airport e come archi, siamo di solito usiamo sempre default, weighted edge, difficilmente capiterà di dover definire un nostro tipo di arco. Grafo importiamo un po' di classi altre cose di cui abbiamo bisogno beh potremmo aver bisogno anzi avremo bisogno del DAO e potremmo decidere di crearne uno solo per tutta la, la durata del programma quindi ci definiamo un riferimento a questo DAO che si chiama ExtFlight Delays, nome un po' lungo DAO, lo trovate nel package DB del progetto base, lo importiamo e va bene. Altre cose di cui possiamo avere bisogno, abbiamo visto la volta scorsa, potrebbe essere una buona idea, anche se non è obbligatorio, eh, sfruttare il pattern della mappa d'identità. E quindi mi definisco una mappa. Che avrà come eh, chiave un ID, gli id dei vertici, in questo caso stiamo parlando di aeroporti e come valore aeroporti, gli aeroporti stessi. Andiamo ad aprirci la classe Airport, vediamo di che tipo è l'id: è un intero, benissimo. Allora definisco una mappa di tipo integer airport e la chiamo id map. Ok, adesso vediamo un po' dove creare queste, queste cose. Avremo certe cose che potrebbe essere utile crearle nel costruttore del modello. Le creiamo una sola volta all'inizio del programma e poi usiamo sempre quelle. Questo è il caso ad esempio del DAO. Quindi dico DAO uguale new ext delays DAO. Potrei anche crearmi qui dentro la mappa, la mappa di identità è proprio fatta per salvarci eh, questi riferimenti tra ID e aeroporti e avere questi oggetti e creare questi oggetti una sola volta e quindi è bene che la mappa anche venga creata una sola volta. ID map uguale new hash map di integer airport. Dobbiamo ancora importare map e anche HMAP bene dopodiché eh, qui eh, per usare questa mappa abbiamo diverse alternative soprattutto perché questo esercizio come vi ho detto ha questa differenza per cui anche i vertici hanno un vincolo, hanno un filtro quindi non andremo a inserire nel, nel grafo tutti gli aeroporti la mia scelta è quella di in questa mappa recuperarmi all'inizio del programma una sola volta tutti gli aeroporti presenti nel database e poi usare la mappa quando mi serve un sottoinsieme di questi aeroporti. Quindi io me li metto da parte all'inizio, fatico un po' all'inizio perché ci sono un po' di new da fare all'inizio, magari alcune anche superflue, però una volta che il programma è partito poi ho la mia mappa interna a cui posso accedere molto velocemente. Detto questo, questa è una scelta che faccio io, c'è anche l'alternativa di andare a caricare nella mappa già solo gli aeroporti che mi servono. Però avere una mappa che contenga tutti gli aeroporti può essere utile nel caso in cui l'utente clicchi più volte su crea grafo, cioè eh, abbia più interazioni col programma, io dalla seconda interazione in poi i, tutti i miei aeroporti li ho già e posso recuperarmi un in sottoinsieme. Allora come faccio? Dobbiamo modificare, come abbiamo visto l'altra volta, un po' il nostro metodo del DAO. Eh, andiamo sul nostro DAO, e in particolare nel metodo che carica tutti gli aeroporti, e al posto di farci ritornare una lista, passiamo a questo metodo la nostra mappa. E chiediamo a questo metodo di riempircela. Quindi, integer airport id. Map, importiamo map, la lista possiamo decidere se tenerla oppure no, io direi che non ci serve più, quindi questo metodo diventa un metodo void e andiamo anche a cancellare sia la, eh, scusate, la new di questa lista che ritornavamo, la cancello, sia la, le varie return, perché adesso questo metodo non ritornerà più niente e di conseguenza anche questa add qui nella lista. Come abbiamo visto la volta scorsa, questa new qui la facciamo solo nel caso in cui noi non abbiamo ancora mai visto questo aeroporto, altrimenti se l'abbiamo già visto c'è già nella mappa e è inutile fare una nuova new. Quindi abbiamo questa if in cui diciamo se la nostra mappa non contiene, quindi col punto esclamativo davanti, id map.containsKey L'id che stiamo considerando in una determinata riga, come prendo l'id sempre con dal result set, quindi con la get int. Quindi, se la mappa non contiene questo id, allora sì che io faccio la new. E visto che la mappa non lo conteneva, vado ad aggiungere questo aeroporto nella mappa. Quindi idmap.put airport.getid l'id dell'aeroporto airport se invece l'avevo già visto non faccio niente perché ce l'ho già nella mia mappa ok e di conseguenza abbiamo detto qui nel costruttore del modello la prima volta dico dao.load all airports a cui passo la mia identity map. Appena parte il programma, mi prendo tutto e poi lavoro sulla mappa. Il grafo, invece, come abbiamo visto la scorsa volta, è bene forse crearcelo in un metodo a parte, crea grafo che verrà richiamato ogni volta che l'utente clicca su il bottone analizza aeroporti in questo caso. Almeno il grafo ogni volta viene ricreato e noi siamo sicuri che ripartiamo da zero. Quindi avremo il nostro solito metodo public, eh, di solito è void, crea grafo nel modello. Le volte scorse non ricevevamo nessun parametro, attenzione che qui dobbiamo invece ricevere un parametro che è quel numero di compagnie minimo che useremo per filtrare i vertici, int x il controllore ci passerà questo input dell'utente per i vertici. Ci sono altri esercizi per cui c'è anche un filtro sugli archi, eh, non è questo il caso, ma potrebbero volerci due, eh, due parametri. Crea grafo, prima cosa da fare è crearci, fare la new del nostro grafo, quindi grafo uguale new, eh, simple, weighted, graph. Uh, di airport i vertici default weighted edge gli archi e le parentesi tonde lo importiamo e tra parentesi tonde Anzi, facciamo così, questo è superfluo. Questi tipi qua sono superflui perché li abbiamo già definiti sopra, ma quello che mi sono dimenticato di fare è che qui serve default weighted edge.class. Vedete che non mi ricordo sempre a memoria la, la sintassi, anzi, spesso me la dimentico, ma vi ricordo anche che all'esame potete accedere a tutto quello che volete quindi i vostri esercizi passati, ehm, internet, stack overflow, la documentazione, quindi se non vi ricordate qualcosa è molto facile andare a recuperare quello che vi serve. L'unica cosa che non si potrà usare saranno ovviamente eh, app di messaggistica, mail, eccetera, eccetera. Adesso il primo passo da fare è aggiungere i vertici, come sempre. Abbiamo la nostra mappa con tutti i vertici, eh, ce ne serve un sottoinsieme. Eh, come recuperiamo il sottoinsieme? Beh, è difficile usare proprio solo la mappa eh, perché il, il filtro non è relativo alla tabella aeroporti, all'oggetto aeroporto e basta, ma coinvolge anche altre tabelle. Eh, e quindi servirà una query. Eh, e andiamo a vedere quale. Ci, ci interessano gli aeroporti su cui operano almeno x compagnie aeree. Dove troviamo queste informazioni? Beh, eh, gli aeroporti, va bene, ci servono, li abbiamo già nella mappa, quindi in teoria ci basterebbe anche solo l'ID, perché poi dalla mappa riusciamo a recuperare l'aeroporto. Dove è questa informazione sulle compagnie aeree che operano su un determinato aeroporto? Abbiamo la tabella airline che modella queste compagnie aeree. In realtà, noi non ci interessano i dettagli delle compagnie aeree, né il nome né, né il codice, ci interessa il numero di queste compagnie aeree. E quindi questa informazione la possiamo recuperare dalla tabella voli, perché dalla tabella voli abbiamo sia l'id dell'aeroporto di partenza o di destinazione, e abbiamo detto che l'id ci basta, e abbiamo sia l'id della compagnia aerea per ogni volo e anche qui lì dici basta perché non ci interessano i dettagli, dobbiamo solo contare e quindi siamo interessati alla tabella flights, giusto? Allora, proviamo a fare questa query su SQL Pro. Seleziono il database, spero di averlo, sì. Allora, idee, facciamo un po' di zoom, iniziamo con le parole chiave. Abbiamo detto ci basta l'id dell'aeroporto, non siamo interessati a aeroporti eh, e ci basta in particolare l'ID perché poi li andiamo a recuperare dalla mappa. Vediamo un po' se nella tabella flights c'è questa informazione. Vediamo che questa informazione c'è ma può essere sia l'origin airport ID che il destination airport ID. Quindi ogni riga di questa tabella flights ha due aeroporti, quello di partenza e quello di destinazione. Quindi è un po' difficile utilizzare solo la tabella flights. Ci conviene mettere in join airports e flights e recuperare l'id della tabella airports. Quindi dico from uh, airports a flights f e come select mi seleziono a.id. Adesso, noi siamo interessati a quegli aeroporti su cui operano più di x compagnie. Eh, ovviamente, cosa vuol dire opera una compagnia su un aeroporto? Vuol dire che o parte o arriva almeno un volo di quella compagnia. Di solito una compagnia ha sia voli in uscita che voli in entrata, però potrebbe anche capitare che per qualche strano motivo una compagnia faccia solo voli in uscita da Roma a Torino e mai da Torino a Roma. Eh, potrebbe capitare, però quello che ci interessa è appunto capire che eh, una compagnia opera se ha almeno un volo in entrato o in uscita da questo determinato aeroporto. E quindi questa O che ho detto eh, fa sì che la join è un po' particolare. Noi possiamo dire che siamo interessati a quelle righe della tabella flights dove quell'aeroporto che noi scegliamo è o l'origin airport id o il destination airport id, per noi è uguale. Quindi dico where a.id uguale f.or, oh, vediamo se mi dà... Il suggerimento sì, f.origin airport id, mettiamo delle parentesi e diciamo or a.id uguale f.destination airport id. È chiara questa join, questa or? Noi quell'id lì non ci interessa se sia in uscita o in entrata, basta anche che sia uno dei due casi, per noi vuol dire che quella compagnia opera. Eh, su quell'aeroporto lì perché vi ricordo che a ogni F è associata una compagnia adesso noi abbiamo selezionato l'aeroporto vogliamo però contare quante sono le compagnie no e quindi dovremmo raggruppare per per che cosa? Per ogni aeroporto vogliamo contare tramite i voli quante compagnie ci sono. Quindi vogliamo avere una serie di coppie in cui quello che collassiamo è l'aeroporto, no? Aeroporto numero di compagnie. E quindi qui sicuramente avrò una group by A.id, giusto? Adesso, attenzione a quello che capita. Noi vogliamo contare il numero di compagnie. Se io qua scrivo f.airlineid, che è l'id della compagnia, chiaro che cos'è questo airlineid, vediamo cosa capita. Adesso niente perché non ho messo... Diciamo così. Ok, io so che nell'aeroporto che ha id 0, d'accordo? L'airline ID 10, supponiamo che 10 sia all'Italia, ha 51 voli in totale. Ok? Quindi dall'aeroporto 0 partono 51 voli di o partono o arrivano 51 voli di Allitalia. Noi non siamo interessati però a questa informazione qui. Noi vorremmo mettere insieme il fatto che nell'aeroporto 0, ok, opera sia l'Italia con 51 voli, però a noi questa informazione dei 51 voli non, non è che interessi molto, e sia l'ID 9 che magari è Lufthansa, ok? E vogliamo contare quante compagnie all'Italia, Lufthansa, non lo so, un'altra compagnia, ci sono sull'aeroporto di ID 0. In sostanza cosa possiamo fare? Possiamo dire, tolgo un attimo questo, questo riferimento alla compagnia messo lì, Possiamo dire raggruppiamo per aeroporti e contiamo quante compagnie operano su quell'aeroporto. Non ci serve quel numerino da estrarre, ci serve solo sapere che questo numerino sia maggiore di un certo numero, il parametro x inserito dall'utente. E quindi posso dire having count, però non basta il count di f.airlineid. Perché, come stavo cercando di farvi vedere prima, eh, ad esempio, all'Italia può avere, in questo caso aveva 51 voli in entrata e in uscita. A noi basta sapere che ne abbia almeno uno, non ci interessa sapere che ne abbia 51. Se noi, però, qua non mettiamo una distinct, ok, noi avremmo contato 51 in quel caso, perché appunto da un determinato aeroporto eh, escono o arrivano più di un volo di una determinata compagnia. Noi vogliamo però contare una sola volta la compagnia e allora ci serve questa distinct. Ho fatto questo giro immenso per dire questo, non so se mi sono spiegato bene. Quindi prendiamo tutti gli aeroporti che hanno questo conteggio maggiore di x il determinato numero che ci dice l'utente, supponiamo 10. Proviamo un po'. Vedete abbiamo una serie di 23 identificativi che saranno i nostri aeroporti che, su cui opereranno almeno 10 compagnie. È chiaro perché c'è quella distinct. Spero di sì. Ok, proviamo a riportare questa query di là nel codice. Quindi io cosa faccio? Nel mio DAO. Mi creo un nuovo metodo pubblico che restituisca una lista di vertici, una lista di vertici, quindi list di airport, get vertici, a cui passo il parametro x e, cosa importante, anche l'identity map, perché abbiamo visto dalla query ci recuperiamo solo gli id e quindi mappa di integer eh, airport id map allora solito pattern la, la query quindi string SQL uguale la incollo da SQL Pro e la sistemo quindi tolgo gli slash n e lascio uno spazio, magari tolgo anche questi apici che non servono a niente, qui c'è la or, no, ho fatto casino, tolgo gli apici. Lascio lo spazio e tolgo ovviamente anche il 10 mettendo il punto interrogativo. Ok. Poi avremo la nostra lista di aeroporti. Attenzione, non è una lista in cui faremo delle new, ma sarà una lista dove inseriremo degli aeroporti che prenderemo dalla mappa di identità. Result uguale new ArrayList e eh, va bene e poi avremo il nostro solito eh, try catch quindi try catch sql exception e Se eh, c'è qualche eccezione copio quello che c'è sopra quindi ops non voglio aprire questo, quindi stampiamo lo stack degli errori, stampiamo anche sulla console un errore generico ehm, e rilanciamo l'eccezione che eh, sarà catturata eventualmente da qualcun altro. Eh, qui mi sa che ho sbagliato a scrivere SQL exception. No. Ah, ok. Perché non ho ancora inserito codice all'interno e quindi me lo segnala come errore, ma quell'errore sparirà non appena inseriremo del codice qua dentro. Poi, copio da sopra per far più in fretta, come sempre. La connessione ci servirà, eh, il prepare statement anche, l'esecuzione pure. Dovrò solo ricordarmi di prima di eseguire la query anche settare il parametro, perché la nostra query ha un parametro in questo caso quindi incollo qui sopra e prima di eseguire la query dico st.setint a posizione 1 il parametro x. Eseguo la query e vado a recuperarmi i risultati. While rs.next se c'è eh, almeno un valore entrerò in questo while e potrò aggiungere alla mia lista result.add che cosa? L'aeroporto che posso prendermi dalla mia mappa che contiene per costruzione tutti gli aeroporti. Quindi siamo sicuri che tutto quello che recuperiamo qui c'è nella mappa, perché la mappa è molto conservativa, contiene tutto. Quindi map punto .get, get rs quindi vado a recuperarmi l'id che mi salta fuori da questa query qui. Vedete? La, la colonna si chiama id, quindi dico rs.getInt id. E quando ho letto tutte le righe, return result non prima di aver chiuso la connessione. È chiaro questo? Prendo l'id che mi viene ritornato dalla, dalla query e lo uso come chiave nella mappa per recuperarmi l'aeroporto con tutti i suoi campi. Ritorno questa lista di vertici che poi posso nel modello eh, andare ad aggiungere al mio grafo. Quindi graphs.addAllVertices in che grafo in this.grafo. quali sono questi vertici quelli che mi restituisce il metodo che ho appena fatto dao.getvertici a cui passo x e l'identity map domande Se non ci sono domande ah dimmi Eh, probabilmente sì, vediamo cosa dice il testo. Dice almeno: almeno quindi sì, maggiore o uguale. Quindi torniamo nel DAO e qui inseriamo maggiore o uguale. Ok, aggiungiamo adesso. Gli archi. E qui dobbiamo fare quel ragionamento che dicevo all'inizio. È vero, il grafo è sempre non orientato, così come in ars ma la situazione qui è un po' diversa. Perché eh, a noi qui interessano eh, sia le informazioni dal vertice A al vertice B che le informazioni dal vertice B al vertice A. Sono due informazioni diverse, mentre in ars mia. Eh, no, per come erano costruiti gli archi, cioè in Artsmia io avevo due oggetti e mi interessava contare quante volte questi oggetti erano esibiti in una stessa mostra. Quindi il fatto che l'oggetto A apparisse con l'oggetto B o che l'oggetto B apparisse con l'oggetto A erano due informazioni duplicate, diciamo così, C ce ne bastava una, ecco. Qui invece no, qui invece ci sono sia voli da A verso B che voli da B verso A e noi dobbiamo contarli tutti, sia quelli in un verso che quelli nell'altro, giusto? Poi il grafo sarà sempre non orientato, ma l'informazione che dobbiamo contare dobbiamo contarla. Allora, il modo più semplice, eh, tutto subito potrebbe venire intuitivo dire, ok, eh, contiamo queste informazioni direttamente nella query, le aggreghiamo direttamente nella query. E risulta un po' difficile farlo direttamente nella query. Il modo più semplice, secondo me, è recuperarsi dal, dal database tutte le rotte, adiacenze, chiamatele come volete, siamo nel contesto di voli, quindi chiamiamole rotte, sia in un verso che nell'altro, sia da A verso B che da B verso A. E poi, lato codice, aggregare queste informazioni. Quindi io avrò la rotta da A verso B, per cui avrò un determinato valore, un determinato peso, 5. Poi avrò anche la rotta da B verso A eh, che avrà un altro valore, 5, 6, 7, dipende. E io scorrendo queste rotte metterò insieme queste due informazioni, aggiungerò 5 all'altro peso. Questo forse è il metodo più, più veloce. Per fare così ci serve però nella classe model una nuova classe, nel package model scusate, che chiamo rotta. Che cosa avrà questa classe rotta? Beh, è la nostra classe adiacenza, no? Quindi ehm, un attributo di tipo airport A1, l'aeroporto di partenza, un aeroporto A2, quello di destinazione, e un peso che non sarà quello globale della rotta, ma sarà solo il peso di un verso. Uh, siamo ne, dobbiamo contare una somma di voli e quindi direi un intero int n voli ci facciamo creare da eclipse il costruttore source generate constructor using fields con tutti i campi selezionati e direi anche i getter e setter, quindi tasto destro, source, generate getter get e setter e seleziono tutti i campi. hash code equals, in questo caso non mi servono come sempre perché so già che non andrò mai a eh, uguagliare due oggetti di tipo rotta, li userò solo per estrarre le informazioni dal database. Ok. Adesso usiamo un metodo eh, top-down, supponiamo di avere già queste rotte, di avere già il nostro metodo che ci restituisca le rotte. Anche qui abbiamo due alternative: potremmo cercare di aggregare prima le informazioni e poi aggiungere al grafo. Quindi, scorrere queste rotte con un doppio ciclo for quando trovo che destinazione di uno è uguale a sorgente dell'altro, eccetera, eccetera, aggrego. Complicatissimo. Il metodo più facile secondo me è scorrere queste rotte, questa rotta mi darà un aeroporto, di un, un aeroporto A1, un aeroporto A2, io vado a vedere nel grafo se c'è già l'arco. Allora, se non c'è ancora l'arco, benissimo, lo aggiungo con il peso di quella rotta, che sarà un peso parziale, okay? sarà un peso solo di un verso. Andando avanti, ritroverò la rotta inversa, andrò a vedere, c'è già l'arco? Sì, ok, allora prendo il peso che c'era già e lo aggiorno con il peso del verso opposto. Questo forse è il metodo più intuitivo, quindi costruirlo passo passo. Quindi potremmo dire for, anche qui avremo due cicli for, rotta R, eh, anzi no, qua ne abbiamo solo uno, scusate. For rotta R in supponiamo di avere questo metodo del DAO che ci restituisca tutte le rotte, DAO.getRotte, lo andiamo a fare dopo. E che cosa controllo? Ehm, controlliamo se l'arco c'è già oppure no. Come facciamo a controllarlo? Beh, dobbiamo recuperarci prima l'arco e poi vedere se sia nullo oppure no. Quindi default weighted edge, edge, uguale dis.grafo.getEdge. edge. Non so se riuscite a vedere, ma eh, questo metodo a cui possiamo passare un nodo sorgente e un nodo destinazione ci ritorna l'arco se c'è che connette i due vertici, altrimenti ci ritorna nullo. Get edge r.get a1, r.get a2. Quindi andiamo a vedere se c'è questo arco. Vi ricordo è un grafo non orientato, quindi non importa l'ordine di sorgente e destinazione in questo caso, se c'è un arco, lui ve lo ritorna, altrimenti vi ritorna nullo. Quindi, se edge è uguale, uguale a nullo, vuol dire che non c'è ancora un arco tra quei due aeroporti. Va bene, lo andiamo ad aggiungere, perché questo arco c'è, è una rotta. Quindi, graphs ad edge with vertices questo è un metodo comodo perché, della classe graphs perché ci permette di eh, inserire direttamente anche il peso quindi dobbiamo specificare il grafo l'aeroporto a1 che becco dalla rotta r.get 1 l'aeroporto a2 r.get a2 e il nostro peso parziale, quello di un verso r.get voli, n voli. E questo è il caso in, in cui questi aeroporti non erano ancora collegati. Altrimenti, cosa faccio? Mi recupero, se siamo in questa else vuol dire che l'arco c'era già, avevamo già considerato un verso, allora mi recupero il peso che c'è attualmente, Double, vi ricordo che i pesi eh, sono sempre dei double, anche se poi per noi sono degli interi, però la libreria ce lo ritorna come double. Double peso vecchio, chiamiamolo così, uguale this.grafo.getEdgeWeight. metodo getEdgeWeight a cui passiamo il nostro edge, che non è nullo, ci restituisce il peso attuale. Ok? E va bene, poi allora definisco un'altra variabile double peso nuovo che sarà uguale al peso vecchio, quindi il peso di un verso, il numero di voli che ci sono in un verso, più i numeri di voli dell'altro verso che sono quelli della rotta che sto considerando. Quindi r.get n voli. Adesso il peso nuovo lo sovrascrivo a quello vecchio nel grafo. Quindi dis.grafo.setEdgeWeight edge weight al mio edge che non è nullo, setto il peso nuovo. E ce l'abbiamo fatta. Domande su questo? Quindi anche qui cercate di eh, pensare alla soluzione più lineare, anche se questa eh, coinvolge eh, più di un passo. No? È vero, tutto quello che riusciamo a farci dare dal database eh, è una cosa buona perché eh, ci impiega meno tempo. Ehm, Detto questo però in questo caso ci facciamo dare tutto dal database lo stesso, evitiamo solo di aggregare direttamente nella query, eh, cosa che era difficile da fare, eh, ma prendiamo tutto e poi lato codice eh, aggreghiamo con questa metodologia qui. Se vogliamo, dimmi. Allora, come metodo per aggiungere l'arco andava bene anche Add Edge, non so se Add Edge ti permette di definire direttamente il peso o se lo devi settare con una seconda istruzione, non mi ricordo. Allora sì, allora va bene anche quello, ovviamente ci sono n modi di fare le cose con queste librerie, sceglietene uno e basta che funzioni. Se vogliamo proprio essere conservativi... Eh, Potremmo anche chiederci se effettivamente il grafo contiene i due vertici della rotta, perché il database potrebbe essere sporco, potrebbe essere fatto male, cerchiamo sempre di dare dei database completi, ma essendo dei database presi da applicazioni reali potrebbe capitare di avere eh, informazioni mancanti, ad esempio, e quindi forse è buona norma anche controllare prima di aggiungere eh, archi eccetera eccetera, andiamo a vedere se i due vertici ci sono nel grafo. Quindi prima di fare tutto potrei anche dire faccio tutto solo se il mio grafo contiene i due aeroporti. Quindi if this.grafo.contains vertex r.getta1 and this.grafo.contains vertex rgetta r.get a2 e poi metto tutto il resto se riesco all'interno di questa if ok? non so se è necessario lo faccio per sicurezza perché altrimenti se il database fosse avesse delle informazioni mancanti e magari per qualche strano motivo una rotta contiene un aeroporto che non c'è nel mio grafo potrei andare incontro ad eccezioni. Tutte le if che riesco a mettere in più eh, mi mettono al riparo da questi tipi di problemi. Ok, ci manca il get rotte. Giusto? Dobbiamo farlo. Proviamo prima a fare questa query eh, su SQL Pro e poi la trasportiamo di là. Beh, questo get rotte è, è molto semplice, eh? perché le rotte sono in realtà, abbiamo tutte le informazioni, questa volta sì, nella tabella voli, no? Nella tabella voli abbiamo l'origin airport id, il destination airport id, noi poi abbiamo la mappa internamente, quindi questa volta sì, ci basta solo la tabella flights. E che cos'è una rotta? Una rotta sarà formata da ehm, due aeroporti e un conteggio che saranno il numero di voli. Quindi select, mettiamo prima la from, abbiamo detto ci basta la tabella flights e quindi dico seleziono f.origin airport.id e F. Destination Airport D i due aeroporti e poi dobbiamo contare eh, quanti voli ci sono tra questi due aeroporti e quindi avrò un conteggio. Attenzione qui, contiamo i voli non più le compagnie quindi ogni riga per noi è importante non ci serve più il discorso della distinct di prima qui dobbiamo contarli tutti quindi è un count asterisco e ridefiniamolo come n qui l'unica cosa da fare è che cosa? collassare i due aeroporti no? per avere delle coppie aeroporto 1, aeroporto 2, numero di voli e quindi l'unica cosa da fare è una group by. Group by in cui metto i due aeroporti. Quindi ho i miei voli, li raggruppo per eh, sorgente-destinazione e conto quante righe ci sono per ognuna di queste coppie e le righe sono appunto il numero di voli. Fine. Vedete, c'era una query un po' più complicata per i vertici, si è semplificata un po' di più questa. Quindi. Vedete, abbiamo delle coppie con eh, la terza colonna che sono i numeri di voli. Ovviamente avremo 157-85 con 25 voli, sto leggendo la prima riga. Sicuramente sotto avremo anche l'inverso, 85-157 con... Eh, boh. 25 voli se effettivamente tutte le compagnie fanno voli di andata e ritorno, magari invece avremo 24 perché un volo viene fatto magari solo all'andata e non al ritorno. Dipende, non possiamo saperlo. Quindi prendiamo questa query e ce la riportiamo di là ed è la query che ci serve per recuperare le rotte. Quindi vado qua sopra sul metodo che avevo pensato di avere, ma non abbiamo ancora implementato ed Eclipse mi propone di crearmelo. Vabbè, me lo crea con questa schifezza. Cancelliamo e ritorniamo una lista, direi, una lista di rotta. Sono nel DAO, eh. Quindi, avrò la mia string SQL in cui incollo la query che ho appena fatto, cancello gli apici, lascio uno spazio, cancello spazio, cancello gli apici ed è pronta. Poi avremo la nostra lista di rotte che vado a crearmi qui fuori, new array list di rotta. E poi, ah sì, dobbiamo anche dare un nome a questa variabile, result. E poi avrò il mio try catch, SQL exception e... Di nuovo copiamo un po' da sopra, se no non finiamo più. Eh, copio il catch e lo incollo. Quindi se c'è un'eccezione la rimandiamo al chiamante. E all'interno di nuovo copio la connessione, il prepare statement. Questa volta non ci sono parametri da settare perché noi prendiamo tutte le rotte. E quindi possiamo eseguire direttamente la query con execute query e usare un result set per scorrere le nostre triple di informazioni. Quindi finché rs.next attenzione, mi, mi accorgo adesso che mi manca una cosa. Ho fatto questa query che mi ritorna degli ID, a me interessano gli aeroporti e quindi, solita cosa, possiamo usare la nostra mappa di identità. L'abbiamo creata apposta. Quindi me la passo come argomento. integra airport id map e la passerà al modello. Adesso sì che posso recuperarmi l'aeroporto di eh, sorgente della rotta A1 e l'aeroporto destinazione dalla mappa, quindi airport eh, chiamiamolo sorgente uguale id map.get eh, dove lo recupero dal result set della query no? quindi rs.getint vediamo un attimo sì, piuttosto che scrivere origin airport id, possiamo anche ridefinire nella query queste due informazioni, quindi questo lo chiamiamo as a1 ad esempio e questo as a2. Così è più facile, qui possiamo dire rs.getint a1. Questo è l'aeroporto sorgente. Prendo anche il destinazione idmap.get rs.getint a2 Attenzione anche qui. Sono sicuro che questi aeroporti siano nel grafo? E non posso essere sicuro al 100% perché noi queste informazioni siamo andati a prenderle dalla tabella flights. Potrebbe anche capitare, per qualche strano motivo, che ci siano dei voli che siano legati a degli identificativi di aeroporti che non sono mappati nella tabella airport. Per qualche strano motivo, qualcuno ha cancellato l'aeroporto dalla tabella airport ed è rimasto il volo con degli ID che non puntano a niente. Non dovrebbe essere così, ma potrebbe capitare. Quindi, per mettermi al riparo eventualmente da queste situazioni qui. Io mi chiedo semplicemente se uno dei due, sorgente o destinazione, è nullo, vuol dire che non era nella mappa, se non era nella mappa non è neanche nel grafo e quindi vado avanti alla prossima rotta, non la considero perché è una rotta eh, che è malformata, diciamo così, deriva da un database eh, non completo. Quindi se sorgente uguale, uguale a nullo oppure dest... Destinazione uguale uguale a nullo, boh, posso stampare un messaggio d'errore, posso, non lo so, system.out.println, lo stampo sulla console, boh, eh, rotta mancante, qualcosa del genere. Lì la gestione dell'errore dipende poi dal, dal programma, però noi siamo interessati a andare alla prossima rotta quindi non facciamo niente else se invece tutti e due gli aeroporti sono nel grafo allora eh, va bene altrimenti se vogliamo evitarci anche l'errore facciamo le cose più facili invertiamo questa if e dico if not sorgente uguale uguale a null anzi if sorgente diverso da null and destinazione diverso da null ho invertito solo la if tanto non mi interessa l'altro caso se ci sono degli aeroporti che mancano vado avanti alla prossima, al prossimo giro del ciclo quindi se tutti e due ci sono mh, estraggo la rotta e la metto nella mia lista quindi result.add new rotta sorgente destinazione. E devo ancora recuperarmi il peso. Non l'ho ancora fatto. Quindi rs.getInt abbiamo ridefinito come n alla fine di tutto. Ritornerò la mia lista result. Domande? Sì? Dobbiamo, bravissimo. Connessione.close. Prima di ritornare chiudo tutto. Adesso dovremmo avere praticamente tutto. Torniamo un attimo nel modello. Ah, a getrot dobbiamo passare la mappa, ci serve. Quindi id map, e dovremmo aver tutto. Proviamo a stampare qui sotto per il momento sulla console per fare veloce il numero di vertici come al solito è il numero di archi, quindi n vertici due punti più this.grafo.vertexset.size e poi anche il numero di archi this.grafo.edgeset.size Magari anche con uno slash n qui. Ok, proviamo. Abbiamo aspettato forse troppo a fare la prima prova, ma va bene. C'è il solito test DAO okay, che rompe le scatole, ma io cancello tutto. Intanto non abbiamo usato questo test. Vado sul main e lancio. Ok, un po' piccolo come sempre, ma proviamo a inserire 10 analizza aeroporti. No, certo, perché non va? Perché non ho ancora collegato al controller c'è solo il modello. Quindi o facciamo una classe di test model oppure meglio andiamo nel controller, e colleghiamo i metodi che abbiamo appena fatto al bottone do analizza eh, aeroporti. Quindi prima cosa recuperiamo l'input dell'utente, è un numero, quindi solito pattern, recupero la stringa, provo a convertirla in un numero. Int x, si chiama x, sì, poi try catch, number format exception e, allora... Nel try catch diciamo che x è uguale a integer.parse int di quello che mi ritorna il campo di testo, quindi txt si chiama direi compagnie minimo, compagnie minime, minimo, non so. Che nome brutto. Vabbè, compagnie minimo.getText se per caso eh, l'utente inserisce un carattere che non va, glielo diciamo, quindi txt result.append text inserire valore numerico. E poi facciamo la return. Magari anche un txt.result punto clear all'inizio così ogni volta eh, puliamo l'area di testo se siamo qui possiamo creare il grafo dis.model.crea grafo x adesso dovrebbe andare evito di stampare sull'interfaccia grafica il numero di archi eccetera ma lo vediamo nella console quindi solo per una questione di tempo riproviamo con 10 analizza ok 34 vertici, 464 archi. Sembra funzionare. Ok? Prima ci venivano 23 vertici ma perché avevo messo maggiore al posto di maggiore uguale o minore al posto di minore uguale. No, maggiore al posto di maggiore uguale. Con l'uguale sono aumentati un po' i vertici. Proviamo ad andare avanti se abbiamo tempo a finire, non lo so, però qualche minuto ce l'abbiamo ancora. Vediamo cosa ci chiede il punto C e il punto D. Creato il grafo bisogna permettere all'utente di selezionare da un a, dai due menu a tendina che vedete nell'interfaccia grafica: due aeroporti presenti nel grafo. Aeroporto di partenza e aeroporto di destinazione. Già questo ci dice: sono due aeroporti presenti nel grafo. Vuol dire che queste tendine le possiamo riempire solo dopo che l'utente ha cliccato, ha creato il grafo. Ok? Non possiamo riempirle prima, all'inizio del programma. Va bene, e quindi andremo a riempire queste tendine qui, dopo aver creato il grafo. Queste tendine sono qui, conterranno degli aeroporti, quindi al posto del punto interrogativo nel tipo scriviamo airport. Importiamo la classe. Quindi queste tendine entrambe conterranno tutti gli aeroporti presenti nel grafo. Allora dobbiamo nel modello prevedere un metodo che restituisca al controller quali sono questi eh, vertici, giusto? E eh, va bene: public boh, lista airport. Chiamiamolo get vertici. Importiamo lista, importiamo airport. No, airport dovrebbe già essere airport. Anche qui potremmo fare dei controlli in più, cioè dovremmo controllare che il grafo sia già stato creato prima di restituirne i vertici. Per semplicità non li faccio, però eh, se volete aggiungeteli. Allora noi potremmo dire return dis.grafo.vertexset, punto punto no? Eh, in questo caso non ritorneremo una lista ma un set di vertici. Di solito nelle tendine è buona norma magari ordinare alfabeticamente gli aeroporti in questo caso, così è più facile andarli a trovare anche per voi. Quando avete delle tendine molto lunghe, avete magari sul testo dell'esame lo screenshot da controllare. Se voi avete questi eh, aeroporti mischiati, poi è difficile andare a trovare quello che dovete selezionare. Quindi è buona norma magari sempre ordinare questi vertici con qualche criterio. E per farlo ovviamente dobbiamo passare da una lista e non da un set che non ha questo concetto di ordinamento. Quindi mi posso creare... Una lista di aeroporti eh, vertici new array list di dis.grafo.vertex cioè uso il, il set, importiamo array list, uso il set che mi ritorna il metodo vertex set per crearmi una lista e riempirla appunto con questi valori qui. E a questo punto posso ordinare la lista prima di ritornarla. Come la posso ordinare? Boh, posso andare ad esempio nella classe Airport e dire che Airport implements comparable di Airport. A questo punto lui mi chiederà per favore implementa il metodo compareTo e va bene. E su cosa lo, lo implementiamo? Boh, dipende. Potremmo pensare di stampare, qui adesso la stampa ci stampa questa schifezza qua, potremmo pensare di stampare solo il codice dell'aeroporto, quindi ad esempio, boh, mpx per Malpensa, nyc per New York, eccetera, e ordinare ovviamente per questo codice. Return this.yatacode.comparto o.getyatacode: se non è specificato, potete stampare, ordinare quello che volete e come volete. Quindi fate come vi, vi torna più utile. E va bene, e quindi qui dopo aver creato la lista la ordino con collections.sort vertici. E poi ritorno vertici. Giusto? Adesso nel controller ho questo metodo qui e quindi dopo aver creato il grafo riempio le due tendine con la lista che mi arriva da questo metodo. Come si chiamano queste due tendine? Ok, combo box aeroporto partenza e cmb box aeroporto di destinazione. Partiamo dal primo come si fa? Punto get items. .add all. Per aggiungerli tutti in una volta sola. addAll, all e lì devo passargli una lista, una collection di, di, di aeroporti. E recupero da dis.model.getvertici, ok? E faccio la stessa cosa con il combo box aeroporto destinazione. Vediamo innanzitutto se va questa cosa qui, cioè se le, le tendine vengono effettivamente riempite. Provo a lanciare il programma, scrivo 10, analizza aeroporti, il grafo viene creato, vediamo le tendine, sì, vedete ci sono i codici ordinati alfabeticamente. Adesso l'utente può selezionare due aeroporti e vediamo test connessione cosa deve fare. Apriamo il testo. Punto D. Alla pressione del bottone test connessione, innanzitutto bisogna verificare che sia possibile raggiungere l'aeroporto di arrivo a partire da quello di partenza. E questo in teoria sarebbe facile. Il problema è che il programma ci chiede anche di stampare un possibile percorso se esiste tra i due aeroporti. Allora, partiamo dal primo punto. Come potremmo verificare se è possibile raggiungere l'aeroporto di arrivo a partire da quello di partenza? Qual è il metodo più veloce che vi viene in mente? Non considerate l'ultimo punto. Solo se sono raggiungibili l'uno dall'altro. Qual è il metodo più veloce che vi viene in mente? Idee? Dimmi? chiederlo al database. Nì. In realtà i, i punti che arrivano al fondo del punto 1 servono proprio per sfruttare il grafo per recuperare delle informazioni. Quindi, in questo caso questa informazione ce l'abbiamo già nel grafo. È inutile andarla a chiedere al database. Se esiste l'arco, attenzione però qui non chiediamo un collegamento diretto, ma devono essere collegati in qualche modo. Potrei fare anche uno scalo, ad esempio. Quindi occhio alle richieste, se vi chiedono eh, stampate l'elenco dei vicini oppure tutti gli aeroporti direttamente connessi è quello che dice il vostro compagno, quindi cerchiamo se esiste l'arco. Se invece vi dice la traccia E in generale se sono connessi possiamo prevedere anche più step, non devono essere per forza direttamente connessi. Allora, secondo me, eh, soprattutto con quello che abbiamo visto fino ad adesso, il metodo più semplice è prendere il nome dell'aeroporto di partenza, ad esempio, chiedere tramite la libreria di recuperarci la componente connessa che include quel vertice di partenza, e poi vedere se nella stessa componente connessa c'è il vertice di destinazione. Quindi il metodo che abbiamo visto, mi sembra nell'ultimo laboratorio, connected set of, gli passate il vertice di partenza, vi restituisce un set di vertici che sono sicuramente raggiungibili gli uni dagli altri. Se quel set lì contiene anche la destinazione, vuol dire che sono collegati. Questo forse è il modo più veloce. L'altro modo è visitare il grafo, è la stessa cosa, quindi a partire dal nodo di partenza visitate il grafo e se incontrate il nodo di destinazione vuol dire che sono connessi. Va bene, però qui ci chiede un percorso per arrivare esattamente lì. Quindi non ci basta visitare il grafo, perché visitando il grafo visito appunto tutti i nodi connessi, ma vogliamo trovare un percorso diretto. Giusto? Quindi qui, a differenza di una visita normale, come quella che c'era nel laboratorio passato, dobbiamo in qualche modo recuperarci l'albero di visita, se vi ricordate bene, era quell'esercizio del traversal listener che avete fatto, mi sembra col professor Corno, e poi dall'albero di visita recuperarci il percorso. Questa è la differenza e la complicazione, mi viene da dire. Al posto di usare il traversal listener che ci fa scrivere un po' più codice proviamo a vedere una soluzione un po' più facile che è quella di usare il metodo get parent che forse anche il professor Corno vi ha accennato. E fa lo stesso mestiere però in sostanza si costruisce lui da solo l'albero di visita non dobbiamo crearci noi quella mappa strana che avete visto. Ok? Quindi nel nostro modello possiamo pensare di avere un metodo che ci ritorni il percorso, direi una lista, giusto? Get percorso e riceverà due parametri, airport a1 e airport a2. Okay. Quindi l'idea è partiamo da A1, visitiamo il grafo e poi dopo aver visitato il grafo sfruttiamo il metodo getparent per risalire dalla destinazione alla sorgente e trovarci un percorso. Quindi innanzitutto mi vado a creare... La mia lista del percorso, che sarà ovviamente inizialmente vuota, new array list. E poi devo visitare il grafo perché, per usare il metodo getParent, ovviamente devo visitare tutto il grafo per poi poter risalire. E quindi posso decidere una visita in ampiezza, in profondità, fa lo stesso, supponiamo in, in ampiezza bread first iterator eh, a cui devo passare come tipi i vertici e gli archi quindi airport default weighted edge it uguale andiamo a capo new bread eh, first iterator a cui tra parentesi devo indicare il grafo, di spunto grafo, e il nodo di partenza da cui voglio partire, che in questo caso è facile, è A1. Importiamo breadth first iterator. Adesso visito il grafo. E quindi while it.asNext it.next. Volendo potremmo fare una miglioria, cioè magari non visitare proprio tutto il grafo, ma fermarci quando incontriamo il nodo destinazione, volendo. Però non è richiesto, quindi per semplicità lo visitiamo tutto e poi da lì cerchiamo il percorso. Dopo aver visitato ottengo il percorso. Allora, usando il Get Parent, ma anche il Traversal Listener con la mappa che creiamo noi, vi ricordo che l'idea è partire dal fondo e risalire verso la radice. Quindi, il modo più semplice per eh, avere un percorso giusto dalla sorgente alla destinazione potrebbe essere quello di avere una lista in cui aggiungiamo sempre in testa. Ok? Quindi questa lista cresce in questo modo, aggiungo prima la destinazione e poi aggiungo sempre in testa e così la desti destinazione rimane poi l'ultima. Allora al mio percorso aggiungo come prima cosa ovviamente la mia destinazione. Dalla destinazione risalgo. Come faccio? Airport, chiamiamo questa variabile step, uguale it.getParent di a2 Cerchiamo di risalire dalla mia destinazione a suo padre. E vado avanti prendendo il padre fino a quando, fino a quando non arrivo alla sorgente. Quindi fino a quando while not step.equals a1. Fino a quando questo step non è uguale alla mia sorgente, io continuo a risalire. Ogni volta che risalgo, aggiungo questo padre al mio percorso. Quindi, percorso.add, per aggiungere in testa, basta metterci uno 0 davanti, 0, quello che voglio aggiungere. Step è una add in una lista, ma con questo 0, con questo parametro in più, al posto di aggiungere al fondo, aggiunge in testa. Quindi aggiungo e poi continuo a risalire perché non sono ancora arrivato alla mia eh, sorgente. E quindi dico che step è uguale a it.getParent di step. Nel momento in cui il mio step coinciderà con la mia sorgente, non entrerò più in questo ciclo while, ma andrò qua sotto. E quindi quello che mi resta da fare come ultima cosa è aggiungere la sorgente, perché non si entra in questo ciclo while. E quindi dico percorso.add 0/a1: eh, e a questo punto ritorno il mio percorso. Manca qualcosa secondo voi? Il dei due esatto, come dice il vostro compagno manca la parte più facile che abbiamo detto prima, manca il controllo, ok ma questi due vertici sono collegati oppure no? Perché se non fossero collegati eh, potrebbe essere un problema. Perché? Perché non avremo mai... Eh, supponiamo che nella mia... No, ragioniamoci un attimo. Allora, nella mia componente connessa sicuramente il vertice A1 c'è, la sorgente c'è, perché ho iniziato a visitare da lì e quindi nella mia componente connessa c'è. Supponiamo che non ci sia A2. A che cosa andiamo incontro? allora noi lo aggiungiamo comunque al nostro percorso e già questo è un errore perché se A2 non c'è eh, non, non potrebbe esserci neanche nel percorso giusto? Eh, e poi prendiamo il parent di A2 se A2 non c'è non so cosa capiti a get parent se gli passiamo un vertice che non c'è e quindi andiamo incontro a dei problemi dobbiamo controllare anche appunto che i due aeroporti siano effettivamente collegati prima di recuperare il percorso eh, come lo possiamo fare boh eh, mi vengono in mente diversi modi sto cercando di pensare al più rapido it non ha un contenso ovviamente ma eh, diciamo così qualcuno ha qualche idea una con un flag potrebbe essere un'idea, era quello a cui stavo pensando anch'io: boolean trovato uguale false, ok, impongo un flag a false e se durante la mia visita trovo il mio vertice, imposto quel flag a vero. Quindi airport visitato uguale hit, come si fa già a recuperare? Non me lo ricordo mai. Qualcuno si ricorda come si recupera il vertice a partire dall'iteratore? Ah no, è così, scusate, It.next Quindi il next ovviamente ci ritorna il nodo che visita, ok? E quindi se visitato.equals a 2, impongo trovato uguale a true. Se trovato diventa true vuol dire che a 1 c'era perché era la radice da cui siamo partiti per la nostra visita, a 2 anche perché l'abbiamo trovato e quindi ottengo il percorso solo se trovato. Giusto? Altrimenti, boh, posso ritornare ad esempio nullo non c'è il percorso perché la destinazione non è nella componente connessa e quindi i due aeroporti non sono collegati. Questo forse è il modo più veloce. Alternativamente potremmo fare come abbiamo detto prima col metodo connected set of e poi vedere che quel set contenga entrambi gli aeroporti. Ok. Non abbiamo più molto tempo, proviamo solo a eh, stampare magari sulla console un percorso. Eh, recuperiamoci questo percorso: list airport percorso uguale this.model.get percorso airport a 1 e airport a 2 sono quelli che l'utente ci seleziona quindi. Uh, combo box partenza lo copio.getValue e combo box destinazione.getValue i due aeroporti che seleziona l'utente. Ovviamente anche qui non lo facciamo per questione di tempo, occorre controllare l'input. Cioè, occorre controllare che l'utente abbia effettivamente selezionato un aeroporto. Lo, lo aggiungo magari prima di fare push. Portiamo questa lista e magari per semplicità adesso la proviamo a stampare solo sulla console. Anche qui dovremmo controllare se percorso uguale o uguale a null, stampiamo il messaggio i due aeroporti non sono collegati, else stampiamo il percorso. Però vabbè, per semplicità ora vediamo solo che non faccia cose strane. Inserisco 10, analizzo, il grafo è stato creato. Selezioniamo due aeroporti, Atlanta e un altro, Denver. Test connessione. Sì, sembra funzionare. Atlanta e Denver, che sono due aeroporti grossi, sono direttamente collegati e mi sembra ragionevole. Domande? Non era un esame facilissimo, erano facili forse le query, non molto complicate, non troppe join strane, era però un po' difficile mettere assieme tutti i pezzi, il fatto che l'informazione di in un verso era diversa dall'informazione dell'altro verso, aggregarle, eccetera eccetera, quella distinct nei vertici. Quindi di solito o c'è una query un po' più complicata oppure c'è qualcos'altro, le query sono facili e qualcos'altro un po' più complicato, però. Va bene, possiamo stoppare qui, facciamo la pausa e dopo la pausa vedrete una simulazione. Grazie.